fantasia. Gennaro, intanto ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Generazioni fenomeni, tuo figlio Pasquale. Speriamo bene. Lui però non farà il difensore. No, io ho detto se vuole fare deve fare l'attaccante, quindi vediamo cosa ne esce. Tu che dici, Pasquale? Cosa vuoi fare tu? Saluta un po'. Guarda lì. Di ciao. Ciao. Complimenti Gennaro. Grazie. Allora parliamo di questa fase finale della stagione. C'è grande entusiasmo, l'avete già constatato questa mattina all'Adriatico per questa partitella. Riecco il Verona, potremmo dire così. Ah, sicuramente c'è entusiasmo, è una partita importante, sicuramente ci giochiamo qualcosa di importante, quindi andremo prima lì a giocare. Vai a giocarlo, vai. Andiamo prima lì a giocare la prima semifinale e dobbiamo affrontare questa partita come se fosse una finale, perché secondo me è una finale, è anticipata, però sappiamo di affrontare una squadra comunque forte, una squadra in salute che ieri sera l'ha dimostrato. Ci aspetta una battaglia e noi dobbiamo essere bravi a prepararci e affrontarla col piglio giusto. Perugia indomito, no? In 10 uomini dal 19esimo della ripresa. Il Verona ha dilagato soltanto ai supplementari quando il Perugia è un po' crollato. No, sicuramente il Perugia ha avuto una reazione anche in 10 uomini e quindi ha pareggiato la partita, ma poi il Verona comunque anche prima ha fatto un buon calcio, meritava secondo me rispetto al Perugia. Sicuramente, come dicevo prima, è una partita da affrontare veramente col piglio giusto e di prepararla nei minimi particolari, nei minimi dettagli. Dobbiamo cercare di fare il risultato assolutamente. Naturalmente per te è un'esperienza, diciamo, da ripetere con un esito diverso, no? Perché con la Trapani ci sei andato vicinissimo, sarebbe stato un vero e proprio miracolo calcistico quello, no? Sì, sicuramente quell'annata ancora oggi la ricordo benissimo, proprio contro il Pescara, quindi potrei riprendermi quello che ho perso col Pescara, col Trapani contro il Pescara, però facciamo una partita alla volta, quindi adesso ci tocca battere prima il Verona e poi dopo pensare alla finale. Speriamo di riuscirci, sicuramente di fare una grande partita, perché in queste due semifinali c'è bisogno veramente di grande partita. Cosa farà secondo te la differenza in questi spareggi? Ma secondo me la voglia di regalarsi un sogno. Sicuramente quello fa la differenza, come diceva Moncini del Cittadella, ha detto la voglia a volte va al di là della stanchezza, quindi secondo me quella fa la differenza. Noi dobbiamo essere affamati se veramente ci vogliamo regalare questo sogno. Non avete giocato in questo periodo, però è stata una sosta utile, no? Perché avete messo dentro benzina. No, sicuramente quando non giochi lavori durante la settimana, prepari la partita, lavori anche sul piano fisico, hai qualche giorno in più per lavorare sul piano fisico, ma io credo che al di là della differenza fisica, conta la testa. Eh? La testa secondo me in queste partite fa la differenza e dipende chi ci arriva meglio con la testa, chi è più carico secondo me porta a casa il risultato.